Bene ragazzi, bentornati in un altro fantastico clippino on the road. Oggi clippino dedicato al mondo videoludico, mondo dei videogiochi. Era un po' che non ne registravo uno, perché ovviamente da appassionato, avendo appena finito il gioco in questione, mi sento assolutamente di dire la mia, anche perché parlando di Alan Wake 2, ovviamente avete già letto e avete già visto la copertina, l'immagine di copertina nel filmato, parliamo di Alan Wake 2. Finalmente anch'io l'ho finito e avevo proprio un bisogno impellente, urgente di dire due parole, perché a conti fatti parlare di Alan Wake 2 da parte mia mi piange un po' il cuore, perché non nascondo, e qui partiamo subito in pompa magna con l'apertura della mia analisi sul gioco. E ragazzi miei, per me Alan Wake 2 è stata una grandissima delusione, o quantomeno è stato un titolo molto controverso da riuscire a valutare senza farsi prendere troppo dalle emozioni, perché secondo me Alan Wake 2 è un titolo che si porta dietro una dualità, una bipolarità molto 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 consistente e grave per quanto riguarda appunto l'analisi di cui si deve fare a un videogioco. Sicuramente in tutta la storia delle produzioni dei giochi di Remedy abbiamo visto, se ovviamente se abbiamo giocato tutti i giochi precedenti del team di sviluppo finlandese, abbiamo visto che c'è stata una costante evoluzione sia per quanto riguarda il lato tecnico, lato puramente proprio tecnico videoludico, quindi l'utilizzo di grafica e quant'altro, sia per quanto riguarda la messa in scena di storie, cioè la bellezza delle storie, la bellezza e l'inquietudine e il fascino di storie sempre più, sempre meglio narrate e districate, ma soprattutto ragazzi miei, e qui è una cosa molto fondamentale che vi farà capire il perché Alan Wake 2 è un titolo che mi ha deluso tantissimo. Cazzo, il fiore all'occhiello di Remedy secondo me è sempre stato nel gameplay dei propri giochi. Hanno sempre realizzato dei giochi dove l'elemento del gameplay era il fulcro di tutto, cioè gameplay adrenalinico, veloce, responsivo, soddisfacente. E quindi anche qui, dal primo Max Payne fino a questo Alan Wake 2, abbiamo visto sempre questa evoluzione qua in tutti questi macro settori dei loro giochi. Poi anche qui mi sento di parlarne perché ormai non credo che sia più da considerarsi come uno spoiler. Sappiamo che se avete giocato Control, uscito un paio d'anni fa, 2 anni e mezzo fa, sappiamo che, saprete che l'intenzione di Remedy con quel gioco lì è stata proprio quella, un po' a mani basse perché comunque nessuno se l'aspettava, è stata una bella sorpresa, di creare questo Remedy Connected Universe, cioè un, sappiamo ormai, è risaputo dopo aver giocato Alan Wake, Control e questo Alan Wake 2, che l'universo dei giochi di Remedy è completamente interconnesso. Ovviamente non vado assolutamente nei dettagli, perché voglio, se non avete ancora giocato i giochi in questione, vi consiglio caldamente di giocarli in questo ordine, quindi vi potete fare, avete anche la fortuna di potervi giocare il primo Alan Wake di 13 anni fa in versione remastered, che è un'ottima remastered, su tutte le piattaforme, PC, Xbox e PlayStation 5, quindi non avete scusanti, e anche PlayStation 4 ovviamente, quindi di giocarli in questo
ordine qua, Unwake, poi Control, la Complete Edition, comprensiva assolutamente dei due DLC, che sono fondamentali, e poi vi fate questo Alan Wake 2 appena uscito, per poter poi chiudere momentaneamente, almeno per adesso, il cerchio narrativo. Quindi, ragazzi miei, Alan Wake 2 è un gioco che attendevo abbastanza in maniera spasmodica, anche perché prima Alan Wake fu un gioco che mi piacque molto. Non lo ritengo assolutamente un capolavoro, non lo ritengo assolutamente il miglior gioco di Remedy, ma comunque fu un gioco che per l'epoca, ripeto, 13 anni fa, anche perché all'epoca era un'esclusiva Xbox, uscì solamente, unicamente su Xbox 360, poi dopo tanti anni, dopo 10 anni o più, quasi 10 anni, decisero di sdoganarlo, di fare questa remastered che sarebbe uscita poi su tutte le piattaforme, quindi fortunatamente anche tutta l'utenza che all'epoca di PlayStation 3 non poté giocare a questa bella esclusiva, finalmente con la remastered potevano vedere di che pasta era fatto questa esclusiva qua della 360. Quindi un gioco che all'epoca, per quando uscì, fu abbastanza da spartiacque per quanto riguarda la narrativa del gioco, il mood, l'atmosfera. Poi vabbè, presentava un gameplay sia adrenalinico, sia frenetico, sia responsivo, sia soddisfacente come i giochi precedenti di Remedy ci avevano abituato, ma purtroppo era un po' povero, era un po' povero di tipologie di nemici, di boss fight, di armi e quant'altro. Però è un gioco che comunque mi soddisfò parecchio. E quindi, ragazzi miei, l'annuncio di un anno fa, un anno e mezzo fa, di Alan Wake 2, fortunatamente Alan Wake 2 l'hanno annunciato e presentato per la prima volta, non tanto come spesso le grandi produzioni fanno, no? I AAA fanno, cioè annunciare l'uscita di un la realizzazione di un gioco a distanza di almeno due, se non tre anni prima dell'uscita. No, Alan Wake 2 è stato annunciato visivamente con un trailer praticamente a un anno e mezzo, un anno e mezzo da poi dall'uscita, che poi è avvenuta nelle scorse settimane. Quindi da quel punto di vista lì è stato molto pregevole il fatto di tenere tutto di essere riusciti a tenere tutto nascosto, tenendo una finestra di uscita diciamo fisica e temporale piuttosto corta, no? In modo da non creare un hype gigantesco e da non tediare i giocatori dovendo aspettare 2-3 anni dall'uscita del gioco. Quindi lì ho apprezzato. Quindi, ragazzi miei, Alan Wake 2 è un titolo che ha stravolto, ha stupito quando uscì al day one, perché mi ricordo che ci fu un incredibile upgrade dal puro punto di vista tecnico del gioco, che solo gli addetti lavori erano riusciti a capirlo a ridosso dell'uscita, perché ovviamente avendo ricevuto il codice del gioco con qualche settimana prima dell'uscita di lancio effettiva nei negozi, comunque in quel caso qua negozi è un po' un termine sbagliato, perché ricordiamo che il gioco è disponibile unicamente in formato digitale, probabilmente per una questione di contenimento dei costi, anche perché il gioco base, bisogna dirlo, costa 59,90 contro gli 80 euro dei giochi AAA che escono per le console di attuale generazione. Quindi dal punto di vista lì è abbastanza pregevole, però se siete amanti, collezionisti, che comprate sempre giochi in formato fisico, è una notizia che vi farà un po' incazzare. Comunque il prezzo contenuto e quant'altro ci sta, è una cosa, per me è una cosa positiva, che ormai mi sono abituato da tanti anni a comprare solo unicamente, salvo qualche raro caso, in formato digitale i videogiochi, parlando di videogiochi.
Quindi mi ricordo che quando vidi la mia la prima video recensione, figa, notai un incredibile upgrade al lato tecnico, cioè quando il gioco venne presentato un anno e mezzo fa, la grafica del motore grafico del gioco non era così evoluto, così incredibilmente fotorealistico e così avanzato. Quindi Remedy, da quel punto di vista lì, forse ha fatto apposta a tenere questa sorpresa nascosta fino alle ultime settimane prima dell'uscita del gioco. Infatti questa cosa qua è una cosa che ha stupito tutti, ha stupito ovviamente in primis le testate giornalistiche videoludiche, che ne hanno appunto dovuto parlare per poter recensire il gioco. È stata una roba incredibile. Cioè, da quel punto di vista lì, Alan Wake 2 è un gioco che senza precedenti vi porta sia su PC soprattutto, ma anche su console, una grafica iperrealistica, iperdettagliata e quasi fotorealistica, che è una gioia per gli occhi, veramente sarà una roba incredibile dal punto di vista proprio estetico. E poi è un gioco che anche qui, dal puro punto di vista di messa in scena e di realizzazione artistica, è un gioco che denota anche qui un incredibile passo in avanti dal punto di vista, ripeto, puramente artistico da parte di Remedy. Remedy qui è riuscito veramente a intavolare un discorso di metanarrativa e di rappresentazione proprio scenografica e di immaginario, e anche come modo di narrarti una storia e di farla evolvere sfruttando appunto l'audio e il video, è una roba che mi farà rimanere a bocca aperta. Io ci sono un paio di sezioni nel gioco dove veramente rimarrete a bocca aperta, e veramente, se siete videogiocatori navigati, vi renderete conto che in nessun altro gioco avete potuto assistere a una commistione di modus operandi audiovisivi per appunto narrarvi una storia. Da quel punto di vista lì non si può dire un cazzo, ma si può solamente fare chapeau, tanto di cappello, all'aspetto puramente artistico di Remedy, capitanato da Sam Lake. Sappiamo, Sam Lake è una sorta di Hideo Kojima finlandese, anche se purtroppo, ma poi ci tornerò su magari più avanti in questa disamina qua, purtroppo secondo me sì, Sam Lake è bravo. Sam Lake con Alan Wake 2 ha dimostrato di essere un autore coi controcoglioni, un autore molto, anche lui molto visionario e con delle cose da dire, anche se però mi spiace, ma qui sarà un mio gusto personale, magari qualcuno non la penserà come me, secondo me Kojima è una spanna sopra, rimane comunque una spanna sopra, ha una modalità di espressione che rimane ben superiore. Ecco, veniamo, dopo aver decantato queste fantastiche peculiarità positive del gioco, del titolo, quindi da quel punto di vista lì, se siete amanti del cinema, amanti delle belle storie inquietanti, affascinanti, misteriose, dal tono weird che è sempre stato un elemento che non è mai mancato nei titoli di Remedy, Alan Wake 2 ve lo consiglio proprio a mani basse, anche se siete dei giocatori poco avvezzi, che non siete molto pratici con i videogiochi, provate a giocarlo, magari mettete in difficoltà bassa, che qui è chiamata difficoltà o spettacolare o spettacolo, storia, una roba del genere, perché vi renderà i combattimenti una cazzata disumana. Purtroppo, ragazzi miei, qui
bisogna prendere la medaglia e girarla, perché da, si passa da ragazzi medi a un estremo all'altro. Perché se prima vi dicevo che Remedy, uno degli elementi fiero di occhiali di Remedy, è sempre stata la giocabilità, il gameplay dei propri giochi, e quindi ne ha decantato assolutamente la loro fama da software house, no? Nel corso degli anni, nel corso dei giochi. E ragazzi miei, Alan Wake 2 dal puro punto di vista videoludico, proprio di gameplay, non è un passo indietro, un passo indietro, sono 50 passi indietro, perché mi dispiace, ma il gameplay di Alan Wake 2 è una merda. Purtroppo ragazzi miei, non c'è niente da fare, il gameplay è una merda. È una merda perché se nelle prime fasi del gioco, nelle prime ore del gioco, dovrete affrontare un nemico alla volta, noterete ovviamente, perceperete ovviamente una certa legnosità e semplificazione del gameplay dei giochi precedenti di Remedy, per non parlare di Control, che Control è veramente, con Control hanno raggiunto l'apice della perfezione di un combat system alla Remedy. Alan Wake 2, ragazzi miei, è imbarazzante, perché se voi mettete in paragone il gameplay di Alan Wake 2 al gameplay di Max Payne 1, il gameplay di Alan Wake 2 ne esce completamente con le ossa rotte. È stato veramente un passo gigantropico indietro, è stato, percepirete proprio una legnosità, una farraginosità generale dei controlli, della mira, una semplificazione disarmante del sistema di mira, perché comunque se in Alan Wake 1 c'era un sistema di mira completamente manuale, no? Che vi dava proprio la possibilità di gestire gli scontri come cazzo volevate voi, no? Il fatto che dovevate puntare la luce sui nemici per tenere premuto il tasto per diciamo annullare questa barriera di oscurità che avvolgeva i nemici, per la quale sarebbe stato impossibile sparandogli levargli proprio l'energia vitale e ucciderli, ma il tutto avveniva in una maniera molto dinamica, cioè la batteria della torcia, tenendo premuto il tasto per mirare, si scaricava in maniera progressiva, e quindi dovevate fare una sorta di economia strategica nel gioco, nella frenesia delle battaglie, dovevate fare questa sorta di economia giostrata, strategica, di quanto scaricare la luce della batteria, quanto puntare prima di schivare e poi sparare, cioè era un sistema molto dinamico che si vedeva che era un sistema di gameplay mutuato da Alan Wake, i due precedenti Max Payne, ma potenziato con questo elemento che era un elemento proprio predominante della narrativa del gioco, no? Il fatto delle ombre da consumare con la luce. Ragazzi miei, in Alan Wake 2 è tutto automatico, la batteria, la torcia non avrà più una diminuzione progressiva appunto della barra della batteria, ma avverrà a settore, quindi vi basterà premere una volta per puntare il fascio sul nemico e dargli la scarica piena, senza che voi potrete gestire questa cosa qua, queste dinamiche qua, in maniera progressiva. Quindi è una merda perché avviene tutto a blocchi. Tra l'altro c'è una sorta di lock-on verso i punti deboli del nemico, sia quando dovete sparare con le armi da fuoco, sia quando dovete puntare il fascio di luce. Quindi è tutto in maniera, avverrà tutto in maniera semi-automatica, semi-automatizzata e guidata, quindi anche lì non ci sarà nessun tipo di soddisfazione, o comunque una soddisfazione molto molto risicata, molto
molto blanda, volante di scontrafuoco, ma tutta questa legnosità e lentezza degli scontri a fuoco che già deluderà nelle prime fasi di gioco, quando i nemici vi si presenteranno uno alla volta. Ragazzi miei, io vi posso dire, posso garantire che nelle fasi più succinte dei combattimenti, perché ci saranno delle pseudo boss fight con più nemici da affrontare alla volta, vi renderete conto subito che un sistema di gameplay del genere così lento, così legnoso, così merdoso, vi farà morire non perché non siete capaci di giocare, ma perché il sistema di gioco dei gameplay è stato proprio accantonato, è stato proprio, non dico abbandonato, ma è stato proprio tenuto, gli è stata data proprio una priorità, un'importanza molto molto bassa rispetto a tutto il resto, rispetto alla narrativa, rispetto alla messa in scena. Cioè, purtroppo è così, purtroppo per me, poi ripeto, magari tanti di voi mi verranno a dire ma no, è solamente una questione di abitudine. No ragazzi miei, non è una questione di abitudine, non è una questione di abitudine, perché io una cosa del genere non posso perdonarla da una software house che, ripeto, ha fatto del fiore, ha fatto appunto un fiore all'occhiello dell'evoluzione del proprio gameplay nei propri giochi. Non lo posso perdonare da Remedy, lo posso perdonare da una software house che ha sempre fatto giochi misti, ibridi e non ha mai spiccato niente, ma da Remedy che è sempre spiccata e ha sempre dimostrato rispetto alla concorrenza che nei loro giochi il gameplay e il gameplay erano cruciali, erano fondamentali, e un gameplay così merdoso da Alan Wake 2 non lo posso perdonare. Per me è un elemento che va a abbassare il giudizio globale del gioco, perché vi posso garantire che verso la fine morirete tantissime volte, con ovviamente conseguente sensazione di frustrazione, ma non dovuto a perché voi siete dei cattivi giocatori, ma appunto perché il gioco purtroppo ha un gameplay così deficitario, e quindi ragazzi miei vi rompe tutta l'atmosfera, vi fa proprio cadere le balle. Purtroppo è così. Poi il tanto decantato palazzo mentale, luogo mentale che vivremo, diciamo, nei panni di Saga, che è il secondo personaggio giocabile del gioco, il primo personaggio ovviamente, anche se non è il primo, perché noi cominceremo a giocare nei panni di Saga, questo agente dell'FBI che è venuto a Bright Falls a indagare su questa sparizione di persone che sono sparite 13 anni prima, e alcuni sono riapparsi e sono stati uccisi da quella che sembra una setta occulta nata appunto a Bright Falls, che insomma è, diciamo, il paese che poi è diventato la città, il paese da Washington dove abbia ambientato la vicenda fin dal primo Alan Wake. Allora, nei panni di Saga, questo agente dell'FBI, c'è questa sorta di posto mentale, posto onirico, questa rappresentazione onirica appunto dei pensieri deduttivi appunto di un investigatore, nella quale ogni volta che nel gioco raccoglieremo prove, avremo delle deduzioni, degli indizi, avremo dei dialoghi e quant'altro, all'interno di questo palazzo mentale, questo luogo mentale, saremo tenuti a prendere queste prove, questi singoli elementi di prova, e appiccicarle a questa virtuale parete per poi cercare di, attraverso appunto un'induzione investigativa, di capire cosa sta succedendo, no? Di risolvere appunto questo caso qua incredibile, incredibilmente misterioso e quant'altro. Però ragazzi, anche lì, lasciatemi dire che questa qui è veramente stato, cioè è un elemento anche questo puramente scenografico, nella quale appunto a livello giocato
non dovrete fare assolutamente un cazzo, cioè anche qui è una roba per cerebrolesi. L'unica roba che vi verrà chiesta sarà selezionare appunto i singoli elementi e incasellarli in dei macro settori della parete, dei macro argomenti, ma appunto, torno a ripetere, è per la prova di cerebro leso, perché nell'economia di gioco vi sarà impossibile sbagliare, non ci sarà nessun tipo di malus nel caso non riuscite a incasellare i singoli elementi all'inizio, in prima battuta, nei posti giusti. Quindi, prima di tutto, è una cosa non nuova, non mai vista prima, anzi, si è vista in altri giochi, mi viene in mente Twin Mirror o quei giochi tipo Enigmatics, dove dovete raccogliere indizi e poi metterli, farli praticamente collimare per procedere alle deduzioni delle indagini. Quindi è una cosa assolutamente ripetuta e già vista in altri giochi. Ma poi, ragazzi miei, ripeto, il fatto che non avete nessun malus, non avete nessun video, nel senso, ok, potevano fare in modo che se sbagliate a dedurre e mettere insieme le prove, magari, non lo so, vi porta a avere dei malus, o comunque vi porta a seguire panamento alternativo dell'indagine, che poi ovviamente per esigenze di trama e di sceneggiatura del gioco sarebbero ricollimate e risfociate nella trama principale, però almeno impegnatevi per dare la sensazione un po' al giocatore che ci siano un po' di possibilità. No, niente di tutto questo, è una cosa puramente scenografica a prova di veramente di imbecille. L'ho trovato, secondo me, una cosa molto noiosa, molto tediosa, soprattutto dalla seconda parte del gioco fino alla fine, seppur anche qui a livello creativo, a livello artistico, è una cosa che poi riesce a rientrare nella parte, diciamo, narrativa e artistica del gioco, e quindi riesce anche quella a essere inglobata in quel discorso lì. Però, ragazzi miei, anche qui, come per la grande delusione dal punto di vista appunto del gameplay del gioco, anche qui è una cosa che non riesco a perdonare a Remedy. Remedy ci ha abituato ben altro. Remedy non può, secondo me, non può perdere del tempo in queste cose qua, perché non è la loro specialità, non è la loro peculiarità. L'ho trovata una cosa dissonante, appunto, sbagliata. Io da Remedy mi aspetto in primis un gameplay della Madonna, poi ovviamente coadiuvato da una narrativa weird, strana e quant'altro. Poi un altro elemento che forse però non è un elemento completamente negativo, ma è comunque è, diciamo, una cosa che abbiamo già nasato fin dalla Wake 1, ragazzi miei. Remedy, e quando dico Remedy dico Sam Lake, è Sam Lake che ha creato, diciamo, il 90% dell'aspetto narrativo dei giochi di Remedy. Remedy è molto brava a creare dei bei immaginari, a costruire delle belle storie inquietanti, misteriose, strane, particolari. Però, ragazzi miei, cazzo, arrivati al terzo gioco, cioè arrivati, se voi avete giocato Alan Wake, Control, l'espansione di Control, l'espansione di Alan Wake e questo Alan Wake 2, ragazzi miei, cioè io dico questo, non se ne può più di vedere dei giochi che finiscono con dei cliffhanger dove alla fine, sia mentre giocate e soprattutto dopo che avete finito il gioco, avrete una sensazione incredibile del cane che si è morso, cioè che ha tentato di mordersi la coda per 30-40 ore, perché Alan Wake 2 non è un gioco corto, ragazzi miei. E qui per me Alan Wake 2 è un gioco, per quello che è un gioco troppo lungo.
cioè io sono un videogiocatore che è propenso in questi giochi qua esplorare tutte le mappe di giochi in maniera puntigliosa, quindi me la sono fatta, per me è durato quasi 40 ore. Se voi volete lasciare tutto, ma non ve lo consiglio perché, ragazzi miei, il gioco, un gioco del genere, per goderselo a pieno va esplorato bene, cioè dovete fare tutto, dovete andare dappertutto, aprire tutte le porte, cercare di fare il backtracking dove poi potete farlo, cioè dovete sviscerare un gioco così, perché sennò vi perdete veramente un bel 30-40% di quello che il gioco vi può dare a livello narrativo, a livello estetico e di messa in scena, quindi, e di diciamo di lore e quant'altro. Però ragazzi miei, un gioco che vi dura quasi 40 ore per il tipo di gioco che è, io l'ho trovato veramente estenuante, troppo lungo. Sì, ok, è pregevole il fatto che ci sono diversi cambi di ambientazione, diversi plot twist che vi faranno esclamare: cazzo, ma non è ancora finito, ma non è ancora finito, c'è ancora un altro pezzo, c'è ancora un altro pezzo. Ok, a livello puramente artistico è una cosa molto bella, molto apprezzata, però a livello proprio appunto perché il gioco da giocare è così farraginoso, così automatico, così poco soddisfacente, secondo me quasi 40 ore di Alan Wake 2 sono un po' una palla al cazzo, io qua lo dico. Però per tante altre persone magari potrebbe essere, potrebbe non essere un elemento completamente negativo. E poi ragazzi miei, lasciatemi un attimo spendere due parole su una cosa che ho trovato veramente non fastidiosa mai di più, ma soprattutto perché è completamente il contrario di quello che ho sentito dire nelle recensioni, qui non faccio nomi, ma nelle recensioni delle principali testate videoludiche italiane. Se voi leggete o vedete le recensioni, appunto, delle principali testate videoludiche italiane, ma anche quelle internazionali, vi diranno che Alan Wake 2 è un gioco, sì, che va, è tutto l'opposto ai giochi precedenti di Remedy, ok, ma ve lo fanno capire in che maniera. Vi dicono: ragazzi miei, Alan Wake 2 state molto attenti perché Alan Wake 2 è un survival horror, non è un gioco prettamente action, ma è un survival horror dove le risorse saranno centellinate, quindi sarete costretti a dosare i colpi sparati e le cure mediche, perché sennò vi ritroverete a non riuscire a passare in alcuni punti dove appunto il gameplay la fa da padrone, anche se è limitato, come dicevo prima, ma se ci arrivate con poche cure e con pochi proiettili sarete costretti a caricare salvataggi precedenti, perché sennò vi sarà impossibile proseguire nel gioco. Ragazzi, cioè io vi posso garantire che se siete giocatori esigenti e esplorate bene gli ambienti di gioco, arriverete a metà gioco che sarete costretti a cancellare cure e proiettili del gioco. Perché? Perché il gioco vi presenta due tipi di inventario: l'inventario individuale del personaggio, che è espandibile, troverete nel corso di tutto il gioco tre espansioni che vi aggiungono una linea dell'inventario a griglia dell'inventario individuale del personaggio, un po' sulla falsa riga dell'inventario di Resident Evil 4, la valigia, che anche essa è espandibile. Ma poi il gioco vi dà un secondo inventario, che anche qui è mutuato, è diciamo ispirato agli inventari, alle fantomatiche, alle mitiche casse dei Resident Evil, no? Il problema è questo, che l'inventario, che qui è rappresentato a livello figurativo come una scatola da scarpe, sono scatole da scarpe che trovate nei punti di salvataggio che potete salvare, l'inventario appunto espresso nella scatola da scarpe
anche qui è un inventario che sarà più grosso come griglia, come quadratini e griglia a livello generale rispetto al vostro inventario individuale del personaggio, ma ragazzi miei è un inventario che è finito, non è infinito, è a uno spazio ben delimitato e quindi non potete potete riempirlo, no? Ragazzi miei, credetemi che da metà gioco in avanti voi troverete talmente tanta roba, talmente tanti oggetti, talmente tante cure, talmente tanti proiettili che non solo riempirete tutto il vostro inventario individuale, ovviamente, ma arriverete a riempire anche l'inventario, quello delle scatole. E quindi arrivate nelle ultime, io, almeno a me è capitato così, ragazzi miei, io le ultime 20 ore di gioco, ragazzi miei, quindi praticamente metà gioco, da metà in avanti, ogni volta che andavo in un punto di salvataggio bestemmiavo come un forsennato, perché ero costretto a dover cancellare proiettili e cure perché non potevo più portarne e archiviarle. Ed è una roba che vi giuro, in tanti anni, cioè io videogioco da quando ho veramente 10 anni, 7, 8, 10 anni, non ho mai visto un gioco calibrato, equilibrato così male nel sistema proprio di inventario, che vi costringe a eliminare, a bruciarvi le cure e i proiettili, a sacrificarli perché non avete più spazio nei due inventari. È una roba, secondo me, senza precedenti, ed è una roba che mi aspetto che Remedy corregga immediatamente nelle prossime patch, perché è una roba che distrugge assolutamente l'atmosfera e il piacere di giocare con un videogioco. Perché se una cosa, se uno degli elementi che vi danno maggior soddisfazione in un videogioco è quella di accumulare risorse che vi fanno sentire più al sicuro, vi fanno sentire potenti in un gioco, qui c'è l'effetto opposto. Ve ne danno talmente tante di risorse che non solo vi fa rendere conto da metà gioco in avanti che è veramente una stra stronzata dire che Alan Wake 2 è un survival horror dove dovete centellinare, dosare veramente in maniera strategica le cure e i proiettili. Una panzana, cioè mi viene da dire, ma i recensori, ma che gioco avete giocato? O siete degli imbecilli che non avete mai giocato un gioco del genere nella vostra vita e quindi sparate ai piccioni, quindi bruciate proiettili e cure come se non ci fosse un domani, quindi siete degli ebeti, oppure veramente c'è qualcosa che non va a livello proprio di equilibrio del sistema di gioco, del sistema di inventario e di drop degli oggetti nel gioco stesso, perché non è mica possibile. Vi posso garantire che questo qui è uno degli elementi che mi ha fatto odiare Alan Wake 2 alla morte e che purtroppo, nonostante, torno a ripetere, ritorniamo ai primi, alle parti positive, nonostante il gioco sia un capolavoro, perché il gioco a livello di messa in scena e di narrativa e anche dal punto di vista tecnico è un capolavoro, ragazzi miei, cioè se non me ne frega un cazzo della parte giocata, torno a ripetere, comprate Alan Wake 2, giocatelo in difficoltà bassa e godetevi solo unicamente la narrativa, l'aspetto tecnico e appunto la messa in scena visiva del gioco, perché da quel punto di vista lì il gioco è un capolavoro. Però ragazzi miei, parliamo di un videogioco e quindi un videogioco, se non ha un gameplay più che soddisfacente, soprattutto se siete giocatori navigati, quindi avete vissuto tanti tipi di gameplay, avete vissuto l'evoluzione dei gameplay nel corso degli anni, un gioco come Alan Wake 2, ragazzi miei, cioè è la devoluzione dei gameplay nei videogiochi, quindi ragazzi miei, da giocare è una palla al cazzo. Cioè voi andrete avanti perché vorrete praticamente arrivare alla fine, volete seguire la storia, volete vedere come prosegue, no? E poi qui torniamo a livello proprio narrativo di storia, cioè ragazzi,
come dicevo prima, forse non sono stato magari troppo chiaro o non mi sono fatto capire molto bene, ma ragazzi miei, Alan Wake 2 è un gioco che non finisce così come non finiva Alan Wake 1 e così come non finiva Control. Purtroppo Remedy ha questo vizio qua, e adesso che hanno proprio ingranato la quarta, la quinta, e ci hanno fatto capire che tutto questo mondo qua è tutto interconnesso, ancora di più, purtroppo anche in Alan Wake 2 è una storia che praticamente non si viene a capo di quasi niente, rimane tutto in sospeso, anzi vengono messi sul piatto ulteriori misteri, ulteriori cose non spiegate rispetto al primo Alan Wake, che si collegano a Control e anche a Quantum Break, che ricordiamolo non fa parte ufficialmente del Remedy Connected Universe, perché Quantum Break è un gioco esclusivo Microsoft, l'ha prodotto Microsoft, quindi Remedy non ha potuto darlo dentro in maniera diciamo diretta e esplicativa nel Remedy Connected Universe, anche se, ragazzi miei, qui non mi dico un cazzo, se avete giocato Quantum Break giocare a Alan Wake 2 vi farà godere come dei porcospini, perché nonostante non abbiano potuto citare nomi e situazioni in maniera diretta, ce l'hanno buttato dentro. Sam Lake è riuscito a buttarcelo dentro e sarà anche predominante, perché questa rimembranza di Quantum Break dentro Alan Wake 2 e quindi ovviamente dentro tutto l'universo condiviso di Remedy si porterà dietro uno dei nuovi misteri che vengono messi sul piatto in Alan Wake 2, quindi lo renderà ancora più inquietante e misterioso. Però ragazzi miei, bisogna sempre, secondo me, avere una quadra nelle due cose, non puoi costruire delle trame così inquietanti, così misteriose, senza poi non concludere proprio un cazzo. Purtroppo mettiti il cuore in pace, perché anche Alan Wake 2 è un gioco che non finisce, c'è un cliffhanger della Madonna e poi partiranno i titoli di coda e ci vediamo ad Alan Wake 3 o a Control 2 o si spera nei due DLC che usciranno nel primo semestre del prossimo anno 2024, che sono già stati annunciati, però conoscendo Remedy, conoscendo Sam Lake, purtroppo mi viene da pensare che sia un genio, un artista, un autore che a lui piace molto fare queste storie qua senza nessun tipo di conclusività, senza nessun tipo di concretezza, proprio di chiusura delle storie, perché forse vuole tenere, è il fascino del far interpretare, diciamo, le storie al consumatore, al giocatore, che nel caso qua, ma che si presta molto anche nei libri e nell'intrattenimento puramente visivo, no? Nei libri e nei film, lasciare tutto in sospeso perché l'autore vuole costringere il giocatore, lo spettatore, a dedurre, a fare a lui delle deduzioni, a pensare a cosa potrebbe essere tutto quello che ti ha buttato in pasta con l'opera di intrattenimento che ti ha fatto vivere. E quindi da quel punto di vista lì, con Alan Wake 2 ho apprezzato tantissimo appunto questa cosa qua, questo ulteriore passo in avanti a livello creativo, di messa in scena incredibile, però mi ha dato anche un po' l'impressione che forse Sam Lake si sia un po' un attimo montato la testa. Perché? Perché è palese che hanno fatto uno sforzo incredibile sul lato narrativo e artistico del prodotto e hanno fatto 10 passi indietro dal punto di vista, è come se si fossero un po' dimenticati che hanno fatto alla fine dei conti hanno fatto un videogioco, è un videogioco che hanno fatto, non un film. E quindi questa cosa qua mi ha dato molto fastidio, è una cosa che, ripeto, mi penalizza tantissimo il giudizio globale che posso avere su un titolo come Alan Wake 2, è una cosa che da Remedy non sarei mai aspettato. E quindi, ragazzi miei, per me Remedy rimane un titolo, torno a ripetere, bipolare, con due personalità ben distinte, due qualità ben distinte,
la merda e l'eccellenza, e purtroppo vedremo se coi DLC magari riusciranno a correggere il tiro, perché se con i due DLC mi andranno a fluidificare, a rendere molto più giocabile proprio il gameplay del gioco, perché mi avranno dimostrato che si sono accorti, hanno fatto tesoro delle lamentele, perché questa qui è una cosa che lamentano tutti i recensori, però secondo me è una cosa talmente negativa che va ad abbassare tantissimo diciamo il giudizio globale. Secondo me in tanti quel gioco qua l'hanno sopravvalutato tantissimo, si sono fatti un po' troppo stregare dal lato artistico, il lato narrativo, il lato proprio visivo del gioco, e hanno un po' tenuto conto un po' poco di questa incredibile lacuna del gameplay. Io è una cosa che non ho perdonato e bisogna dirlo. Quindi vediamo un po' se con i DLC andranno a correggere il tiro. Ci spero poco, perché insomma i DLC sono già pronti, è solamente una questione di schedulare l'uscita, quindi non possono buttarli fuori subito, devono far passare almeno 3-4 mesi, è logico. Quindi ragazzi miei, questo è quello che pensavo di Alan Wake 2, e con questo è tutto, e vi rimando al prossimo fottutissimo clippino on the road, in quel caso qua Paradiso dei videogiochi. Ave a tua vada.